Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Vi ricordate Bybit, quell'exchange che sto iniziando ad utilizzare in sostituzione a BitMEX in quanto più completo, più potente, insomma con più strumenti a disposizione, che vi ho presentato nello scorso video la settimana scorsa? Beh, se sì, ottimo, perché questo è un video di approfondimento, anzi è un vero e proprio tutorial per utilizzare questa piattaforma al meglio. Se nel video precedente vi ho spiegato che sto iniziando appunto a sostituire BitMEX con questo exchange perché si possono utilizzare quattro collaterali, quindi non solo Bitcoin ma anche Ether, EOS e Ripple, si può fare trading long o short con leva fino a 100 per su Bitcoin e Ether e 25 per su Ripple ed EOS, utilizzando i contratti perpetual che sono agganciati al valore del sottostante, quindi abbiamo una molteplicità di strumenti a disposizione. È possibile inserire ordini molto avanzati, addirittura i trailing stop, gli ordini condizionali, insomma c'è veramente di tutto. Quindi oggi, con tutta questo marasma di strumenti e possibilità, vale la pena analizzarli uno a uno. Infatti se il video lo vedete che è un po' lungo, non spaventatevi, ma sapete che ci tengo ad essere preciso e a spiegarvi tutto nel dettaglio, perché oggi partiamo dal vedere come si presenta l'exchange, come leggerlo, quindi dove andare a cercare le cose, come aprire un account sulla testnet, perché a disposizione c'è anche la testnet per operare con un conto demo, come ottenere i bitcoin di test da utilizzare proprio lì. Poi andiamo a vedere come si aprono, chiudono e gestiscono gli ordini, con o senza leva, come si gestisce il margine, come si evita di farsi liquidare, cosa vuol dire farsi liquidare, soprattutto cosa comporta. E andiamo a vedere, facciamo un po' di live trading, quindi vi faccio vedere proprio operativamente come si gestiscono gli ordini. Infine andiamo a vedere come utilizzarlo al meglio, quindi per non rischiare di perdere soldi, ma invece per cercare di trarne il maggior profitto in assoluto. Vi ho lasciato il mio referral link in descrizione, nella prima riga, se vi va di iscrivervi, se siete interessati ovviamente all'uso della piattaforma, e a girarmi una piccola parte delle vostre fees, per voi è a costo zero ed è un modo per sostenermi e quindi vi ringrazio davvero tanto se lo fate. E se volete sostenermi inoltre, lasciatemi cortesemente un like se apprezzate sempre ovviamente i miei video e i miei contenuti, iscrivetevi al mio canale Telegram, a tutti i miei social, li trovate sempre in descrizione e così siete sempre sul pezzo. Detto questo, andiamo a vedere come si usa al meglio Bybit, che è l'exchange forse più completo a disposizione. Seguitemi. Visto che per fare questo tutorial faremo anche un po' di live trading, apriremo e chiuderemo posizioni e smanetteremo un po' proprio con gli ordini, utilizzo la testnet chiaramente per non utilizzare i miei soldi veri, i miei bitcoin veri, ecco. Come lo capite? Lo capite da sotto a questo piccolo logo che c'è scritto testnet in minuscolo e dall'URL che è testnet.bybit.com. Come si fa ad aprire un account sulla testnet? Semplicemente raggiungete questo URL, vi registrate con email e password e infine andate in My Assets, cliccate sul wallet Bitcoin, fate deposit e avrete tre indirizzi, tre faucet come si chiamano, che sono dei distributori di Bitcoin di test, dai quali poi tramite il copia e incolla di questo address che vi viene dato potrete ricevere per appunto dei Bitcoin di test esattamente qui. Io ne ho ricevuti 0,13 per paciugare un po', ovviamente si può andare avanti potenzialmente all'infinito con dei limiti, però vabbè, ovviamente sono Bitcoin privi di valore. E una volta caricato il proprio account si può iniziare a sperimentare senza rischiare nulla, ok? Quindi molto molto utile, vi consiglio di farlo per prendere dimestichezza con l'exchange prima di utilizzare i vostri bitcoin, che si sa che perderli non è mai bello. Come si presenta? Si presenta così, come abbiamo già visto anche nel video di introduzione, che tra parentesi vi consiglio di guardare se non avete ancora fatto, perché diamo un po' concettualmente il perché di questo exchange, quindi come si distingue, che cosa propone, perché usarlo e quant'altro. Oggi invece andiamo nel tecnico, questo è un tutorial sulle sue funzionalità. Qui abbiamo ovviamente il classico widget grafico di TradingView. Non c'è niente da dire, direi, si può customizzare come si vuole. Ogni widget, come vedete, è ridimensionabile per avere una bella dashboard carina come la si vuole. Si può anche spostare, mettere l'order book a sinistra, eccetera, eccetera. Ovviamente poi viene salvato e una volta che ci si slogga e si rilogga, lo si trova come lo si aveva lasciato. E ognuno di essi poi, quando lo si vuole, lo si può piazzare a schermo intero per mettere il focus lì sopra. Oltre al grafico abbiamo anche la depth chart,
oltre al grafico di prezzo. Che cosa ci fa vedere? La liquidità in domanda e in offerta. In verde sono gli ordini di acquisto sull'order book e in rosso gli ordini di vendita sull'order book, sempre. E naturalmente più la montagna è alta da una parte o dall'altra, più domanda offerta c'è, insomma, sono cose che già dovremmo sapere. L'order book è raggruppabile in 50 centesimi oppure in dollari, significa che viene raggruppato, cioè vengono raggruppati tutti i limit order disponibili sull'order book in domanda e in offerta al dollaro più vicino e ai 50 centesimi più vicino. La quantità è per ogni prezzo e il totale invece è la sommatoria, la piramidazione delle quantità necessarie a raggiungere quel prezzo, ok? Quindi le quantità in vendita, uno deve acquistare 1.300.000 di contratti, scusate, per raggiungere 7.907, bisogna vendere, adesso continua a cambiare, ma 580.000 dollari di Bitcoin per arrivare, insomma, a quel prezzo che era lì. Il discorso è questo, dovremmo già saperlo, per l'appunto, se vogliamo utilizzare un exchange di questo tipo ci conviene già masticare bene certi concetti e certi grafici, come appunto la depth chart, l'order book, e sapere un po' l'ABC del trading avanzato. Oggi lo rivediamo, però ovviamente lo scopo di questo video non è spiegarvi come si inserisce un ordine, piuttosto che differenza c'è tra un ordine e l'altro, è un recap, ma ci concentriamo principalmente sull'exchange. Detto questo, andiamo a capire qual è lo strumento che si compra e si vende qui, che è la cosa fondamentale. Si chiama Perpetual, chi di voi opera su BitMEX già lo conosce di sicuro, è un contratto derivato simile a un future. Un future è un contratto a scadenza, che può essere, che ne so, mensile, trimestrale, semestrale, e praticamente io acquistando un contratto future su Bitcoin è come dire io alla scadenza del future riscatto il mio Bitcoin a meno che io non abbia venduto il contratto, ok? Quindi sto scommettendo sul prezzo futuro di Bitcoin. Per questo motivo il contratto future spesso e volentieri diverge dal prezzo di Bitcoin. Solitamente se siamo in un mercato con sentiment positivo il prezzo del future sarà più alto del prezzo del sottostante, proprio perché mi aspetto che nel tempo cresca, e la medesima cosa vale all'opposto: in un bear market il prezzo del future sarà sottoprezzato rispetto al sottostante. Il perpetual è un contratto derivato più smart, diciamo, è nato per essere molto più liquido e molto più speculativo, perché è un contratto che ha lo scopo di avere un prezzo che rimane agganciato al prezzo del sottostante, e il prezzo del sottostante è il prezzo di Bitcoin. E il prezzo di Bitcoin viene calcolato mediandolo su tre exchanges. Quali sono questi tre exchanges? Coinbase Pro, Kraken e Bitstamp, esattamente come su BitMEX. Il prezzo mediato tra questi tre exchanges forma il cosiddetto index price, che è un prezzo che appunto funge da indice. Il contratto perpetual può ovviamente divergere un po' dal prezzo dell'indice, in base se ad esempio semplicemente negli ultimi 5 minuti hanno acquistato 10 milioni di perpetual, non è che il prezzo di Bitcoin cambia, perché questo è un contratto derivato, non è lo spot market, e quindi di conseguenza avremo il fatto che per un attimo il prezzo del perpetual sarà più alto del prezzo del Bitcoin. Come si ovvia questa cosa e come si cerca di non far divergere più di tanto il prezzo del perpetual da quello del Bitcoin? Utilizzando il funding. Vedete qui nei contract details, nell'ultima riga visibile, avete il funding rate. Ogni 8 ore il perpetual scambia fondi, trasferisce fondi dalle posizioni aperte, long alle short o viceversa. Con che logica? Con la logica che se il prezzo del perpetual è più alto del prezzo dell'indice, quindi il perpetual è sovrapprezzato rispetto all'indice, allora bisognerà incentivare ad aprire posizioni short per riabbassare il prezzo del perpetual e farlo convergere di nuovo. E quindi il funding trasferirà fondi dai long agli short. Viceversa, se il contratto è sottoprezzato, il funding incentiverà ad aprire posizioni long e quindi trasferirà fondi dagli short ai long. Se nel funding rate il valore è positivo, significa che i long pagano gli short. Se il funding rate è negativo, gli short pagano i long. Ovviamente la percentuale che vedete è la percentuale della posizione, quindi se ho aperta una posizione da $1,000, io dovrò pagare, se
se ho aperto una posizione long pagherò lo 0,01% di quel controvalore tra 7 ore. Se ci pongo sopra il mouse mi predice il valore che avrà il funding successivo. Ovviamente può cambiare, il valore reale si saprà soltanto all'avvenimento del prossimo funding. Ogni 8 ore capite che si ribilancia proprio allo scopo di ancorare il perpetual al sottostante. Quindi questo è per capire che cos'è il perpetual. È importantissimo da capire perché è questo il contratto che viene scambiato. È prezzato in dollari nonostante abbia come collaterale Bitcoin. Infatti si chiama inverse perpetual teoricamente, proprio perché noi abbiamo Bitcoin, Ethereum, EOS e Ripple depositati, perché anche su questi altri c'è un perpetual scambiato. Però il controvalore che movimentiamo è sempre in dollari, quindi c'è sempre da fare anche il cambio Bitcoin-dollaro nella nostra mente per capire il quanto stiamo movimentando del nostro wallet. E quindi la curva di profitto e perdita non è lineare. Attenzione, perché se io profitto di 200 dollari, però nel frattempo Bitcoin è salito ovviamente rispetto al dollaro, se io ho aperto un long, non è che in percentuale il profitto in dollari è pari al profitto in Bitcoin. Attenzione, è molto importante questo, ma l'andamento non sarà proprio lineare tra i due profitti, e questo è da tenere a mente nell'operare così. È una delle cose positive se la si sa utilizzare bene, o negative se non la si sa utilizzare, dei perpetual a disposizione con collaterale Bitcoin, quindi degli inverse perpetual. Una volta capito questo, cerchiamo di fare un altro passo prima di poter avere a disposizione tutto ciò che ci serve, ovvero di capire la differenza tra il last price, che è il prezzo che viene mostrato qui, e il mark price. Questo doppio prezzo viene utilizzato dall'exchange per proteggere il trader. Come fa? Il last price è l'ultimo prezzo al quale è stato comprato o venduto un contratto, mentre il mark price è un prezzo ancorato all'indice con un certo intervallo di tolleranza. Non vi dico l'esatta formula perché insomma impazziamo, se no, però il discorso è che il mark price serve a proteggerci dalle liquidazioni non volute e dagli stop loss non voluti, perché se c'è un dump repentino, supponiamo che qualcuno svende immediatamente 10 milioni di dollari di contratti, magari appunto il prezzo da 7.900 va a 7.800 e poi rimbalza subito perché magari c'è di nuovo una buying pressure sotto. Io non voglio ovviamente venire liquidato e poi guardare e vedere che è stato un dump di un minuto, e qui mi viene in aiuto il mark price. Il mark price non dumpa allo stesso modo perché è basato sul prezzo dell'indice mediato sui tre exchanges, e quindi mi protegge da queste manipolazioni. Ora che abbiamo capito questo, possiamo andare a tuffarci nell'apertura delle posizioni e andare a capire come leggere tutti questi valori qua sotto, che sono quelli più importanti in assoluto. Come vi dicevo, è possibile operare su Bitcoin, Ether, EOS e Ripple, con leva Bitcoin e Ether fino a 100 per, EOS e Ripple fino a 25 per. Naturalmente occorre avere abbastanza margine per aprire la posizione in leva, ma qui ci arriviamo tra poco. Andiamo a vedere prima come si apre una posizione. Abbiamo tre tipologie di ordini: limit, market e conditional, che è lo stop order fondamentalmente. Dovreste già sapere cosa sono, ma fondamentalmente il limit è quell'ordine che va sull'order book. Limit buy va a finire qui, limit sell va a finire qui, io decido il prezzo a cui comprare o vendere, e quando il prezzo arriva lì io vendo oppure compro, ok? Quindi decido il limit price, che è il prezzo a cui vado a piazzare l'ordine, la quantità di contratti che voglio acquistare, e qua sotto mi ricapitola il valore in Bitcoin dell'ordine e il margine che ho a disposizione, che è il mio equity totale fondamentalmente adesso che non ho posizioni aperte. E posso fare buy o sell ovviamente, perché posso anche shortare, quindi vendere allo scoperto. Il flag reduce only serve, come vedete se ci passate sopra il mouse, per dire al sistema: attenzione che quest'ordine deve soltanto ridurmi una posizione, quindi se io flaggo reduce only e non ho posizioni aperte, l'ordine non va. Reduce only serve appunto per dire che questo ordine che sto inserendo ora è finalizzato a ridurre una posizione che ho già aperto. Se me la incrementa, l'ordine viene annullato. E poi ci sono le cosiddette timing force, che abbiamo good till cancelled, ovvero l'ordine è attivo fin tanto che io a mano non lo cancello.
Immediate or cancel, al contrario, o mi va subito oppure me lo cancelli, e fill or kill, o va tutto oppure niente. Quindi queste sono le tre time in force, si chiamano. Solitamente si usa good till canceled, che va più che bene. Qua sopra si può aggiustare la leva, e la leva la vediamo dopo perché merita un discorso a sé. Il market order invece è semplicissimo, il più semplice di tutti. Io decido quanto voglio comprare o vendere e clicco buy o sell. Ovviamente usufruisco della liquidità dell'order book per acquistare oppure per vendere. Conditional order. Cosa implica? Implica una soglia, un prezzo di soglia, è lo stop order che conosciamo già tutti, quindi praticamente se io voglio acquistare devo posizionare innanzitutto una soglia che quando il prezzo arriva a quel prezzo lì di soglia, allora l'ordine scatta e viene lanciato, può essere limit o market, quindi se metto un conditional limit quando arriva alla soglia lui mi piazza l'ordine sull'order book, conditional market quando arriva alla soglia compra o vende a mercato direttamente. In questo caso ovviamente devo decidere innanzitutto il prezzo trigger, che è questo in realtà, trigger price, è questo qua sotto, quindi prima il prezzo trigger e qua invece la quantità, ok? Vedete che mi cambia l'order value quando muovo lo slider oppure quando aggiusto i valori, 8.500 ad esempio, se voglio fare un market, ah no, market ovviamente non ha nessun senso perché mi andrebbe a eseguire l'ordine a mercato al prezzo della soglia, se voglio fare un limit sell a 8.500 supponendo di dirgli che quando il prezzo arriva a 8.100 io lo voglio lanciare sull'order book, devo fare così, così gli sto dicendo se il prezzo sale fino a 8.100 tu mi piazzi un limit sell a 8.500, ok? È un caso dei tanti, giusto per farvi capire. Close on trigger cosa significa? Che come nel caso prima reduce only, questo, se io flaggo questa casellina qua, è un ordine di chiusura soltanto, quindi non apre posizioni, non incrementa posizioni, ma me le chiude o riduce soltanto. Importantissimo anche questo. Le timing force sono le medesime di prima. E vedete che anche da qua posso rapidamente switchare tra i diversi asset a disposizione. Apriamo una posizione per vedere ora come gestirla. Supponiamo di voler fare un market buy, semplicissimo. Voglio comprare appunto $500 di contratti di perpetual su Bitcoin, quindi vado long $500 su Bitcoin in leva 1, che significa che il margine che utilizzo è pari al controvalore dell'ordine. $500 vale l'ordine, 0,0632 Bitcoin vale l'ordine, 0,0632 è il margine che impegno per quella posizione, quindi apriamola, mi chiede la conferma e mi chiede se voglio già piazzare take profits e stop loss, quindi se io voglio farlo flaggo ovviamente, flaggiamoli tutti e due così lo capiamo e supponiamo, vedete ci sono anche le percentuali molto carine, voglio fare un take profit al 25% del profitto e mi dice, mi previewa come viene la posizione, quindi quanto sarebbe il mio profitto e quanto sarebbe il prezzo di chiusura, stop loss al 5%, quanto perderei e a quanto mi si chiuderebbe la posizione. Qua sotto c'è un riepilogo di quello che abbiamo già detto, posso scegliere di non farla vedere più questa finestra, ma ve lo sconsiglio, insomma, così se cliccate per sbaglio potete annullare. Confermiamo ed ecco che il nostro ordine è stato sottomesso, è stato inviato a mercato. Sulla testnet vi avviso, il sistema non è iperreattivo, quindi ogni tanto c'è da refreshare la pagina, come in questo caso. Eccolo qua, vedete, posizioni aperte, ne abbiamo una. Bitcoin dollaro, 500 contratti, controvalore 0,0631 Bitcoin, prezzo a cui siamo entrati, prezzo di liquidazione, ne parliamo tra poco, margine utilizzato, come vi dicevo, con leva 1 il margine è pari al controvalore della posizione più le fees ovviamente, unrealized profit and loss, tra poco lo vediamo se il mercato si muove che cosa implica, e realized profit and loss. Vedete qua, se ci mettete sopra il mouse già ve lo spiega. Unrealized profit and loss è calcolato utilizzando il mark price,
Ok, attenzione. Il realized profit and loss invece è quello utilizzando il last price e soprattutto è giornaliero. Adesso non so se refreshando mi fa vedere qualcos'altro, no, perché il prezzo probabilmente non è variato, siamo sempre lì. E oppure non so se è Brave in realtà che fa qualche casino e blocca qualcosa, ma non credo, infatti. E in ogni caso questi sono i valori. Qua posso scegliere come chiudere la posizione, quindi se già mettere un limit o market order per chiudere, e ovviamente però se lo faccio mi tira via il take profit, perché io ho già scelto di mettere un take profit. La cosa bella che posso fare da qua è andare, vabbè, ovviamente a modificare take profit e stop loss, ma soprattutto a mettere un trailing stop. Quindi questa è una feature che pochi exchanges hanno, anzi quasi nessuno, la possibilità di mettere un trailing stop al posto dello stop loss. Quindi io gli dico che il trailing stop deve seguire il prezzo tenendosi, che ne so, a $100 di distanza. Cosa significa? Significa che lo stop loss è $100 sotto al prezzo attuale. E se il prezzo poi sale, lo stop loss lo segue. Se il prezzo scende, lo stop loss rimane fermo lì, così se flette di $100 mi chiude la posizione. Se invece il prezzo sale, lo stop loss segue il profitto, ok? Quindi è molto utile questa funzione qui. Confermandolo viene modificato, bisogna ovviamente ricaricare la pagina. E i valori si aggiornano, vedete, abbiamo tra parentesi 100 per dire che c'è il trailing stop, non più lo stop loss, e il take profit rimane inviolato. Cosa vale la pena dire qui? Ecco, vedete, è cambiato nel frattempo l'unrealized profit and loss. Cosa vale la pena dire qui? Allora, vale la pena fare un cenno sul margine. Cosa significa? Cos'è il concetto di margine? Il margine è quella parte di capitale che è necessario vincolare per tenere aperta una posizione. In questo caso, con leva 1, il margine è pari al controvalore della posizione. All'aumentare della leva diminuisce il margine. Perché? Perché la posizione è amplificata. Io con leva 10 per, con $10 apro una posizione da 100. Quindi il margine è $10, il controvalore è 100. Posso modificare la leva on the fly, modificando il margine. Vedete, adesso il margine è 0.06. Se io vado a scrivere 0.006, ciao, 0.006, la leva diventa, faccio conferma, diventa 10 per. Adesso devo ancora refreshare perché la testnet è fatta così. 11 per in realtà, me l'ha arrotondata. Mi ha messo 0.058, non so perché. Io avevo fatto 0.006, però vabbè, insomma. Il discorso è questo qui. E la leva, quindi, fondamentalmente è il rapporto che c'è tra il margine e il controvalore della posizione. Che cos'è che cambia quando si modifica la leva? Perché se no uno dice, vabbè, allora io metto la leva 100, lascio il margine al minimo, così il margine è quello che posso perdere, ovviamente, e il profitto è molto più alto. Attenzione, perché quando la leva si alza, anche il liquidation price si avvicina al prezzo attuale e diventa molto pericoloso. Perché? Perché quando si viene liquidati si perde tutto il margine, quindi bisogna fare molta attenzione. Non bisognerebbe mai farsi liquidare, anche perché il liquidation price ha una fee, quindi non è che è come se fosse uno stop loss, c'è anche una piccola fee aggiunta, quindi in poche parole non fatevi liquidare, che è meglio. La leva è da usare soltanto se indispensabile. Avevo fatto un video dove parlo della leva, vi consiglio di guardarlo se non siete pratici. Quindi qua sotto, adesso che abbiamo una posizione aperta, che cosa ci dice? Prendiamo ovviamente soltanto Bitcoin, poi per gli altri è analoga la cosa, però ovviamente il sottostante cambia e la posizione deve essere lì. Bitcoin, quindi equity, che cos'è? È il controvalore del mio portafoglio attuale, quindi al netto dei risultati attuali della posizione aperta. Infatti vedete, è leggermente inferiore al balance, perché il balance invece è il bilancio effettivo, e quindi non tiene conto ancora del risultato della posizione, perché io ho utilizzato questo margine, cioè ce l'ho bloccato lì, non ho ancora chiuso la posizione, quindi non ho fatto né profitto né perdita, per adesso è intatto, mentre l'equity tiene conto in itinere del profitto e perdita che viene fatto dalle posizioni aperte. Margine utilizzato è quanto ho vincolato nelle mie posizioni, quindi vedete, ad esempio adesso
$45.80, 0,0058 bitcoin sono vincolati come margine in questa posizione long che ho. Available margin è quanto mi rimane da utilizzare ancora come margine. Total realized profit and loss sono i profitti e le perdite che ho realizzato, quindi quelli effettivi della posizione. Quello unrealized è quello potenziale. Attenzione, l'unrealized profit and loss è calcolato sul mark price, quindi quello reale potrebbe differire, perché io quando compro e vendo vado a vendere invece al last price, che vedete che differisce dal mark price. Quindi attenzione, tenete conto che l'unrealized profit and loss è calcolato su questo prezzo, quel prezzo dell'indice che vi dicevo prima. Risk limit invece è il limite di rischio, che significa, guardate, vi ho aperto qua una tabellina, che è il massimo della posizione, del controvalore di posizione che si può aprire. Quando si va ad aumentare il risk limit è richiesto un margine maggiore. Perché? Cosa significa? Allora, vedete, da queste tabelline si capisce. Con 100 bitcoin di risk limit ho una leva massima 100, perché il margine iniziale deve essere dell'1%. Ok, quindi capite che la proporzione è fatta da questo calcolo. Se io apro con un bitcoin, posso arrivare fino a 100 bitcoin di posizione con leva 100. Maintenance margin significa che devo avere sempre comunque lo 0,5% della posizione a disposizione come margine, altrimenti vengo liquidato. Con l'aumentare del controvalore della posizione, ovviamente per sicurezza il sistema mi chiede un margine maggiore, quindi mi diminuisce la leva massima, ok? Quindi più vado ad aprire posizioni di sizing elevato e più la leva massima disponibile mi si riduce, per evitare appunto di mettere esageratamente a rischio il mercato di fluttuazioni notevoli che scombussolano parecchio. Questo naturalmente vale per tutti gli asset e bisogna comunque sempre e comunque avere un margine di mantenimento dello 0,5%, altrimenti si viene liquidati. Vale la pena fare un'ultima considerazione sulla liquidazione sul margine. Come si fa a gestire il margine in maniera dinamica? Se io non voglio avere questo margine fisso, quindi cosa significa? Che se il prezzo adesso va vicino al mio prezzo di liquidazione e rischio la liquidazione, voglio aumentare il margine, supponiamo, quindi diminuire la leva fondamentalmente, posso utilizzare la funzione di auto margin replenishment. Importantissima anche questa, è un po' l'equivalente, sempre se conoscete BitMEX, del cross margin. Se io lo attivo, vedete che c'è la spunta, eccola, significa che quando il prezzo si avvicina al prezzo di liquidazione io aumento automaticamente il margine, ovviamente fino a che ne ho a disposizione. Attenzione però, scritto in grande anche, perché qui rischio di perdere tutto se vado ad aprire posizioni molto rischiose, molto grandi. Quindi attenzione che, ok, da un lato il margine viene dinamicamente sistemato allo scopo di non farmi liquidare, però se poi il movimento si accentua ancora di più, rischio di essere liquidato con tutta la mia equity, il che è un rischio che uno non si vuole prendere. Quindi mi raccomando, nel gestire i margini, nel gestire le posizioni e le leve, e estrema attenzione. Vedete che nei conditional invece mi vengono mostrati i miei ordini messi giù con condizioni, per l'appunto. In questo caso sono i miei take profit e stop loss, naturalmente, che sono messi giù poi come conditional orders, ovviamente. E questo, insomma, è un riquadro che mi mostra tutto quanto. Direi che abbiamo visto più o meno tutto ciò che è importante. Mi ero pinnato qua sopra anche le cose da dirvi e ve le ho dette, quelle un po' più tecniche. Quindi se avete domande vi incentivo a farmele, così vi rispondo e vi leggo. Io sto sperimentando molto su questo exchange, anche perché è appena nato e attualmente ha in sviluppo tantissime funzioni, tra le quali la possibilità di convertire gli asset l'uno nell'altro, perché attualmente si può operare su Bitcoin solo con Bitcoin collaterale, su Ether solo con Ether collaterale, eccetera, che è già una cosa fantastica per me, per chi vuole holdare e speculare al contempo. E adesso stanno introducendo, ho letto sul loro canale Telegram, che vi consiglio tra l'altro di seguire se siete interessati, che stanno pianificando appunto un metodo di swap da un asset all'altro, quindi permettere di operare su Ether avendo Bitcoin e viceversa, insomma, molto molto bello, non vedo l'ora di vederlo operativo.
Questo è quanto, vi ripeto, se avete apprezzato e tutto quanto e volete utilizzare l'exchange, se vi va di iscrivervi col mio referral link che vi lascio in descrizione, mi fate un grosso favore. Ve l'ho detto, è una piattaforma molto potente, molto interessante, che permette di operare utilizzando il collaterale della coin stessa. Quindi per chi, vi ripeto, holda magari Ether e nel frattempo li vuole utilizzare per speculare un po', quindi per amplificare i guadagni oppure per fare un po' di hedging parandosi un po' nei contromovimenti, è lo strumento assolutamente migliore e ve lo consiglio. È possibile utilizzare la testnet per non rischiare i propri fondi e per iniziare a prenderci confidenza, quindi meglio di così davvero non si può chiedere. Con questo vi faccio un carissimo saluto e se avete domande fatemele che così vi rispondo e sono a vostra disposizione. A presto!